faccio niente a me. Ciao ragazze, voglio partecipare anch'io ad un tag che mi sta piacendo tantissimo ed è il tag The Perfect Palette o Palette o Paletta, insomma, se siamo capiti. Devo dire che prima partecipavo molto più spesso ai tag, ultimamente non ne ho visto in giro di tali da poter stuzzicare la mia curiosità o comunque farmi venire la voglia di partecipare, però questo mi è piaciuto tantissimo perché ho molte palette che di cui vorrei parlare, forse non ve ne ho parlato mai e questa potrebbe essere l'occasione giusta. Domande a cui bisogna rispondere, io me le sono scritte sul mio iPad, quindi le ho salvate qui, per cui partiamo subito con la prima domanda. Miglior packaging. Allora, ragazze, sicuramente la palette che io ho, che ha il miglior packaging, è questa qui. È la palette di Urban Decay, New York City, un'edizione limitata di un Natale di 3 anni fa, se ben ricordo, 2 anni e mezzo, non ricordo sinceramente con precisione, però ricordo quello che feci per averla, veramente i salti mortali. Poi la presi su un sito, non ricordo, su Facebook. E, ragazze, mi piace tantissimo, è davvero qualcosa di spettacolare. Devo ammettere che all'epoca venni attratta soprattutto dal packaging che riproduce appunto la città di New York. Guardate quanto è bella, ragazze, veramente una cosa spettacolare, davvero. Io ogni volta che la apro mi incanto, sempre come la prima volta. Questi sì che sono amori eterni. E devo dire che poi anche all'interno non mi ha delusa, perché comunque i colori che ci sono colori bellissimi. Io li ho utilizzati tanto, come potete vedere sono tutti utilizzati. Sono colori bellissimi, bellissimi, bellissimi. C'è questo verde qui, il cash per esempio, che utilizzo tantissimo in estate. Questa parte qui, questi bronzi, queste tonalità di bronzo che vanno dal rosa antico a questo dorato, a questo più bronzo, a questo più scuro, a quest'altro qui, ragazze, sono veramente colori molto molto belli. Anche i nomi degli ombretti, quindi dei colori, mi piacciono un sacco ed è una palette davvero bellissima. Poi qui c'erano le due matite che io ho quasi terminato entrambe, utilizzate tantissime, e qui mi pare ci fosse, se ben ricordo, mi pare ci fosse un mascara, non ricordo sinceramente, aiutatemi, però qualsiasi cosa fosse l'ho finito, l'ho consumato, l'ho smaltito. Quindi ragazze, questa senza dubbio è la palette che io posseggo che ha il più bel packaging, che io veramente adoro. Miglior pigmentazione, senza dubbio questa qua, ragazze, questa, la Naked 2 di Urban Decay, anche in questo caso quindi ritorna Urban Decay. Questa è una palette che mi è stata regalata da Cristina, a cui mando un grandissimo bacio, io ogni volta che la utilizzo ti penso sempre, sappilo. E quindi ragazze, mi piace tanto veramente, tra l'altro è così, ecco, vedete, pronta all'uso e all'utilizzo con la sua, col suo pennellino che lascio sempre qui proprio perché lo utilizzo quando mi devo truccare con questa, utilizzo il pennellino che c'è contenuto al suo interno, e come pigmentazione sono colori davvero molto molto belli. Io adoro assolutamente il Foxy, mi piace tantissimo il Tease, è uno dei colori che io ho utilizzato di più, questo qui. Ma comunque tutti i colori li ho utilizzati, è una delle palettine che utilizzo veramente sempre, tanto utilizzata, tanto. Io ho un qualcosa che devo, uno sfizio qui che mi voglio togliere, cioè prendere anche la Naked 1, perché penso che siano diverse l'una dall'altra, anche se si dice che sono molto simili, in realtà secondo me sono diverse, mentre quella di nuova uscita, cioè la Naked 3, non mi ispira assolutamente, perché sulla ha dei rosini, delle tonalità che vanno sul rosa, che secondo me non mi stanno più bene. Una volta utilizzavo di più il rosa sugli occhi, adesso comincio, diciamo, a non vederlo più adatto ai miei occhi, non lo so perché, quindi non mi ispira tanto. Piuttosto prenderei la Naked 1, che veramente mi piace. Poi la più versatile, anche in questo caso ragazze dovrei riprendere questa e riparlarne anche in questa voce del tag, però vi voglio parlare piuttosto di questa perché secondo me è ancora più versatile ed è la Meet Matte di The Balm. Questa palettina l'ho adorata, la continuo ad adorare ed è
come vedete è molto utilizzata, cioè qui praticamente ho quasi toccato il fondo, anche questo qui ci sono dei colori che veramente ho utilizzato tantissimo, tanto tanto tanto, la porto spesso quando viaggio, la porto anche in borsetta, e perché la ritengo versatile? Perché ci sono dei colori che comunque possono essere utilizzati in più modi, come vedete ha una gamma molto ampia e c'è anche un verde, sono tutti colori matte che mi piacciono un sacco, molto di più che quelli shimmer, come sapete se mi seguite, e poi ci sono dei colori che possono appunto essere mescolati tra di loro e comunque possono ricreare vari trucchi adatti a più occasioni. Anche questo qui, questo colore qui per esempio è quello più scuro della palette, che poi sfumandolo sull'occhio riesce a dare un effetto veramente bellissimo, perché ha un punto di borgogna veramente molto bello che fa risaltare il colore dei miei occhi tantissimo, quindi mi piace un sacco ragazzi questa palettina qui, io tra l'altro ve la consiglio. Adesso ne hanno fatto un'altra che sto puntando, però secondo me avendo questa non è necessario comprare quella. Poi ragazze, vediamo l'altra domanda. La migliore per viaggiare, su questa non ho avuto dubbi, è questa qui, veramente ragazze, io la amo. Anche in questo caso mi è stata regalata da Cristina, anche in questo caso un altro bacio, grande, 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 perché mi ha fatto dei regali davvero stupendi. Vedete o non vedete, ragazze, quanto questa palette sia utilizzata. Davvero, ragazze, questo c'è, il Naked 2 è completamente solcato proprio, c'è una conca. Poi il Venus mi piace un sacco, Foxy che si ripropone anche qui e utilizzo tantissimo, il nero lo utilizzo tanto 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 per fare la linea di eyeliner, anche Faint questo qui lo utilizzo tantissimo per sfumare nella piega, ragazze tutti, sono colori davvero versatili, allo specchietto abbastanza grande che consente di truccarsi anche per esempio così al volo o fuori casa, oddio al volo non, no, sempre a terra ragazze, senza volare, però ragazze davvero super 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 valida, bellissima bellissima bellissima, veramente guardate quanto è piccola, si mette in borsetta, si porta facilmente con sé, quindi davvero adatta per viaggiare. Il più grande rimpianto senza dubbio questa qua, questa palettina di Pup Art, che io avevo preso perché spinta, non lo nego, dalle innumerevoli review viste sul web. Non mi piace, non mi è piaciuta per tanti motivi. Intanto l'apertura, io odio queste palettine che si bloccano così, per me la palettina si deve comunque aprire tutta, si deve girare, perché in questo modo mi viene difficile, vedete, anche mettere la mano per mostrarvela, insomma, non mi piace l'apertura. Comunque, i colori sono belli, sono questi, però, a parte che non sono scriventissimi, sono molto polverosi, l'ho utilizzata pochissimo. Poi c'è questo bianco perlato che io odio, sì, l'ho scelta io, nessuno mi ha puntato la pistola alla testa, però se, in questo caso questo è uno di quegli acquisti che diciamo avvengono in maniera inesorabile guardando varie review che comunque secondo me non sempre dicono la verità, perché ragazze a me non è piaciuta questa palettina qua. Anche se non ho capito questa domanda, il rimpianto di una palette comprata e non utilizzata o il rimpianto nel senso quella palette che non ho comprato mai? Se è in questa seconda accezione, allora sarebbe la Naked One, cioè la Naked The Original, la numero 1, che io ho sempre voluto comprare, non ho acquistato mai e certamente un giorno acquisterò. Poi ragazze, che altro mi chiede questo tag, vediamo subito. Migliori nomi dei colori. Ero indecisa tra questa e la prima che vi ho mostrato, però sinceramente ho scelto questa perché comunque volevo inserirla in questo tag perché è bellissima veramente. Anche in questo caso il packaging è stupendo, e per quanto riguarda i nomi degli ombretti, che sono veramente belli, questa è di The Balm e si chiama Nude Tude, veramente molto carina, molto 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 carinissima veramente. Io questa palettina qua di The Balm, tutto di The Balm, vi consiglio, se trovate questo marchio, questo brand, si trova alla Gardenia ragazzi, io ve la consiglio perché è davvero un brand molto valido secondo me. E i nomi in questo caso sono carinissimi, per esempio Selfish, Sophisticated, Sexy, Serious, Slick, Silly, Schizzo, Saltri, Standoffish, Snobby, sono molto molto sfiziosi come nomi. E comunque richiamano l'idea e il concetto della palette in sé, che riprende praticamente, ha sullo sfondo l'immagine della stanza di una donna molto sofisticata, vedete, molto 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 carina, molto stile tra lo shabby chic e il romantico, insomma. Aveva anche un pennellino che io ho perso, accuratamente perso, però
Ragazze, questa palettina senza dubbio per i nomi degli ombretti è quella che mi ha colpito di più. La meno usata, ragazze, come al solito bastian contraria del web, eccomi qua, elegantissimi di Neve Makeup. Io l'ho utilizzata poco, tra l'altro ho fatto una cosa che e tra l'altro avevo comprato anche oddio, un'altra degli arcobaleni, della linea arcobaleni, non ricordo quale, però mai utilizzata, quindi che cosa ho fatto? Ho messo all'interno di questa palette tutti quegli ombretti che comunque utilizzo, o comunque utilizzo più degli altri, mentre gli altri li ho tolti, prese le giardine, le ho date a mia sorella, le ho regalate alle mie amiche, insomma, in modo tale che non si perdessero, comunque venissero utilizzate. Come vedete, sono tutti qua gli ombretti che utilizzo. Sono alcuni degli elegantissimi, altri di altre palettine sempre di neve, però sono quelli che utilizzo di più. Ho cercato di fare così, però in realtà l'ho utilizzata pochissimo. La più usata, la più amata è quella che porterei in un'isola deserta. Allora, la più usata sicuramente, sicuramente, sicuramente queste due, ragazze, devo dire. Ecco, queste due sono quelle che utilizzo di più, proprio perché sono le più piccole, le più maneggevoli, quelle che comunque hanno i colori che utilizzo di più, che sono matte. Queste due. Ecco, queste due. Mentre la più amata, non lo so, forse questa, sicuramente, anzi questa, mi piace un sacco. Poi ha un valore affettivo che non è da trascurare, è quella che porterei in un'isola deserta, ragazze. Io me ne porterei due, ossia queste, perché con questa, anche se è su un'isola deserta, che me devo da truccare. Se proprio dovessi truccarmi, porterei queste, che sono questa palettina di Kiko, anche in questo caso sto utilizzando tantissimo, anche in questo caso vedete che è solcata, ed è una palettina di blush, bronzer e illuminante di un'edizione limitata, la numero 02 Jovial Tan, bellissima la terra, è davvero stupenda. E quindi porterei questa e questa qui, che si ripropone, ragazze. Quindi questa sicuramente è quella che ho citato di più, forse è una delle palette più riuscite, secondo me, veramente, veramente super consigliata. Questo, ragazzi, è tutto qua. Quindi queste erano le palette di cui vi volevo parlare. Fondamentalmente sono quelle che ho. Ne ho qualcuna di Kiko, qualcuna più piccolina. Ho alcune composte da me di MAC, con gli ombretti di MAC. Però queste sono forse quelle che utilizzo di più in realtà. Ne utilizzo anche una di MAC, però non lo so perché non l'ho messa qui. Non mi ha ispirato a inserirla nel tag, boh. Detto questo, ragazze, io vi saluto. Vi volevo dare delle comunicazioni di servizio, ossia sono su Instagram, venite anche lì, seguitemi anche lì se vi va. Cercatemi con lo username di Carmen, trattino basso qui for us makeup. Se lo scrivete vi esce subito e se vi va iscrivetevi e seguitemi. Poi ho una pagina Facebook, vi aspetto anche lì, Carmen Love Makeup, e vi metto tutto nell'info box. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di spolliciare, perché non lo dicevo mai, però ultimamente lo dico per le nuove regole di YouTube, pare che sia così, pare che sia necessario, per cui spolliciate se vi va, non l'ho detto mai, ragazze, lo sapete. Poi, ragazze, se proprio volete farla tutta, iscrivetevi al canale. Vi mando un grande bacio, ciao!